Ragazzi, rieccoci con l'ultimo video per oggi ed è il terzo oggetto che mi è arrivato appunto. Questo è il fuse, comunque è scritto così, che è praticamente questo oggettino. L'ho cercato per Marian Permonti, l'ho trovato soltanto su una pagina Facebook. Questo minuto non ricordo il nome della ragazza, ma se lo trovo assolutamente ve lo scrivo nel box informazioni. Ed è un oggettino che, appunto, da come si evince anche dalle immagini, praticamente ha innanzitutto ha due punte, una è per sigillare, una è per tagliare. Prima esisteva quello con la presa americana. Ora, per fortuna, l'hanno fatto sia di un colore molto più bello, perché quello lì era un bianco squallido. E l'hanno fatto di questo azzurro tiffanoso e serve appunto con questa punta per sigillare le paginette, quelle tipo plastificate, e crearne appunto una sorta di cornice dove all'interno appunto anche è possibile inserire oggettini, frasi, stickers e quant'altro. E io avevo intenzione di cominciare a realizzare delle paginette per determinati formati, sia per le mie amate agende, sia per la mia pagina su Facebook, dove appunto realizzo sotto vostra ordinazione appunto queste paginette. Che so, voi mi fornite le immagini o mi richiedete appunto un tema e io vi creo una sorta di questo mini album. La ragazza che mi ha spedito il prodotto è stata carinissima, perché mi ha omaggiato anche di questa marea di stalline. Ecco, fate finta che di certo non con questa quantità, ma molto meno. Fate finta che all'interno di questa bustina, io vi faccio l'ipotesi con una sola foto. Fate finta che qui dentro ci sia una foto, che so, un oggettino che magari riguarda voi e il vostro fidanzato, un'ipotesi. Vi metto le stelline di questo colore, altre stelline di altro colore, diciamo. Poi questa qua, per questa macchinetta, va a sigillare i bordi in maniera tale che non si unisca con l'altro pezzo di paginetta o comunque che vi sigilli il tutto, e vi crea appunto una dashboard, un qualcosa di particolare, unico, soprattutto perché solo voi l'avrete in quel modo, perlomeno se inserite fotografie personali all'interno del vostro planner e della vostra agenda. E nulla, nella confezione appunto arriva la macchinetta. Questo qui serve per, non ve la spacchetto ragazzi, perché comunque veramente è composta da soli 3 pezzi, quindi evito di tenerla in giro così, anche perché ancora devo comprare il ripiano, perché ovviamente questa qui raggiunge altissime temperature, c'è il rischio che si rovini il piano sottostante di lavoro, quindi devo assolutamente comprare qualcosa che resista ad alte temperature. Ed è fornita da questa macchinetta, che ha la forma di una penna, dove appunto vanno inserite le punte. Ci sono anche in commercio altre tipologie di punte da ricamo, quindi decorative, il sorreggi macchinetta, come lo chiamo io, e il righello apposito per, con la punta, inserirlo qui o qui dove viene meglio, e vi dà la linea esatta, diciamo la linea dritta dove lavorare. Nulla ragazze, questo è stato l'ultimo pacchettino arrivato oggi, appunto a tema planner. Domani finalmente mi dovrebbe arrivare il mio unicorno, perché ormai lo chiamo così, come te noi sui gruppi, quando non riusciamo a trovare qualcosa che è andata veramente fuori produzione. Per noi sono degli unicorni, cioè introvabili. Poi al momento in cui riusciamo a trovarlo, se diamo sta gran botte de bonbon, de culo, ecco che l'ho detta, culo si può dire, no, non si può dire, però io lo dico lo stesso. Diciamo appunto il nostro unicorno, e domani dovrebbe arrivare il mio di unicorno, quindi statemi sotto, tenetemi sott'occhio nei miei social, così capirete di chi sto parlando, anche se alcune sicuramente già lo sapranno. E inoltre domani arriva la mia Doggy Book Zip Menta, quindi sicuramente altri 2 video per voi. Successivamente vi farò anche il video di spacchettamento, perché sto aspettando di spacchettarla. Anzi, di farvi il video per spacchettarla, la mia Filofax Gold formato personal, che è favolosa, è qualcosa di meraviglioso. E vi mostrerò altre agende nuove che ancora non avete visto. Con questo vi saluto, ragazzi, un bacione, vado a godermi le mie agende. Ciao!